Se dovessi pensare a questi anni di università, una parola? È un'esperienza bellissima, la consiglio a tutti quanti. È fondamentale per la società avere tanti laureati. Da dove vieni? Dal Perù. Dica la verità, si commuoverà un pochino? Come no, senz'altro. Il lavoro non è che manca, c'è sempre, basta solamente cercarlo e volerlo più che altro. Spero il meglio, come tutte le madri per i propri figli. Sono stati anni di studio intenso, ma il sacrificio ne vale davvero la felicità. I nostri laureati trovano lavoro, occupazione, con quel valore medio del reddito che li accomuna a quelli del nord, attorno all'università che l'ha formata. La specialistica che preferisco è quella in organi artificiali. Conferma la bravura, prof. Confermo. L'Università Politecnica delle Marche scende in piazza per incontrare le risorse del domani, i laureati che ricevono l'abbraccio dei loro familiari, chiaramente, ma anche dell'intera città. Un'idea innovativa voluta dal magnifico rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Sauro Longhi. Perché? Perché la laurea è importante non solo per la persona che la consegue, ma soprattutto per la società che può, con le competenze, con le conoscenze che quel singolo laureato ha acquisito, e creare opportunità di crescita, di benessere, di sviluppo e di pace. È fondamentale per la società avere tanti laureati, e quindi quando si laureano le persone li mostriamo alla società, e il modo più semplice per farlo è portarli in piazza, portarli nella piazza dove si incontrano tutte le persone, dove nel Rinascimento venivano svolte tutte le attività che erano nel cuore della società. Ritornare alle piazze proprio per ritornare al valore della piazza, del riconoscimento dell'individuo verso la società. L'idea è molto particolare, come è stata accolta? È stata accolta con entusiasmo, come sempre, in alcuni casi con qualche critica perché si abbandona la consuetudine, con curiosità in altri casi ancora, e in alcuni casi con aspettative, quindi vedremo oggi quello che accadrà. Tanti sono i laureati, in una parola se riuscisse a descrivere questa classe di laureati, cosa dobbiamo aspettarci da questi ragazzi? Da questi ragazzi, da queste ragazze, con l'impegno che loro ci hanno dimostrato in questi 3 o 5 anni che hanno seguito i corsi, noi ci aspettiamo tantissimo. Come società ci aspettiamo da loro l'aiuto per creare un futuro che sia migliore, come spesso ripeto, di quello che abbiamo appena lasciato, del passato che abbiamo appena trascorso. Cosa avranno? Tantissime opportunità, perché hanno dal loro lato la giovinezza, hanno la freschezza, hanno l'entusiasmo, hanno i sogni, hanno le passioni, quindi hanno tutto quello che serve per creare progresso. Grazie all'università hanno la possibilità entro i 3 anni, come ci ha spiegato più volte, di trovare lavoro prima e di guadagnare anche meglio. Sì, i nostri laureati sono sopra media nazionale, a 3 anni quasi tutti lavorano, sono quasi l'88,5%. Quindi ci avvicina molto, anzi ci rende simile all'Università del Nord, cioè anche l'Università del Nord garantiscono per i loro laureati questa diciamo percentuale di assunzioni, ma anche il reddito che mediamente, stiamo parlando di valor medio, che i nostri laureati magistrali a 3 anni della laurea hanno è di 1.300 euro, esattamente quello che troviamo nelle medie di chi si laurea a Milano, di chi si laurea a Padova, di chi si laurea a Torino, quindi esattamente con le stesse opportunità, però con un fatto in più molto importante, che la percentuale degli studenti che trovano lavoro nelle aree, nei territori attorno all'università in cui hanno studiato, noi abbiamo una percentuale del 66%, superiore alla media nazionale, superiore a quella che troviamo a Milano, che troviamo a Torino, che troviamo a Padova. Cioè cosa significa questo? Che i nostri laureati trovano lavoro, occupazione, con quel valor medio del reddito che li accomuna a quelli del nord, attorno all'università che l'ha formata. E questo è importante. Poi le statistiche, ovviamente ci sarà anche il caso singolo che guadagnerà 2.000 euro e c'è quello che ne guadagna magari 500. Dico questa come battuta. La prima laurea in piazza che abbiamo inaugurato, per così dire, è stata a Fermo una settimana fa. Ho raccontato un po' di questi dati a uno studente mi si è avvicinato e dice: professore, lei ha sbagliato tutto. Come ha sbagliato? Dice: sì, perché io non mi sono ancora laureato, meglio, oggi mi sono laureato, ma ieri ho già firmato il contratto di lavoro, quindi non ho aspettato 3 anni. Per di più mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato di 1.500 euro, quindi sì, ma quello è un valor medio, quindi è ancora rispettato il dato che ho detto. Questo per dire che ci sono situazioni molto dinamiche, molto attive, e quindi c'è la possibilità per questi giovani veramente di trovare piena occupabilità anche in zona. Questo era rimasto all'interno delle Marche.
Lauree in piazza, un testimone che passa da una professoressa ad una studentessa che si laurea oggi. Silvia, allora, di la verità, è stata severa la prof? No, è stata esigente ma il giusto, come quindi, è giusto. Mente ma mente con il sorriso. Sì, una professoressa dolcissima, dolce, brava. Com'è stata questa avventura? Molto bella, molto impegnativa e sono stati anni di studio intenso, ma il sacrificio ne vale davvero la felicità, tantissimo. Felicità che si vede, conferma la bravura, prof. Confermo, confermo. Molto bene. La cosa della piazza, ti piace l'idea? Molto bella questa idea perché è la prima volta che lo fanno e quindi... Sì. È stata un'occasione bellissima, bella perché ancora di più allunga questo momento indimenticabile. Penso che il giorno della laurea e il giorno del matrimonio per una donna saranno i due giorni più importanti della vita. Ci permette di, insomma, vivere una felicità più a lungo. Preparatissima. Aggiungiamo allora il lavoro, Il lavoro, io voglio fare quello che voglio fare, sì. Pediatria, ginecologia o medicina interna, queste sono le mie scelte. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Come ti chiami? Tommaso. Dottore in? Economia e commercio. Intanto complimenti, grazie. Che percorso è stato? Beh, diciamo non come me l'aspettavo perché pensavo abbastanza più difficile, invece è una cosa che appassiona, quindi... Se fate quello che appassiona, penso che sarete sempre soddisfatti al di là di tutti i risultati. Questa cerimonia in piazza, come la vedi? Un po' al di là di quello che ci si aspetta di solito una cerimonia, perché comunque è più una cosa americana, no? Nel senso, in piazza, con tutte le persone riunite, di solito è più una cosa divisa in facoltà e quindi è un po' strano, ma... Penso che potrebbe funzionare anche nel futuro. Una grande festa, c'è anche tutta la città venuta. Guardando al futuro, a proposito, lavoro, è il momento di pensarci? Io adesso come adesso diciamo che è più un periodo che sto cercando comunque sia di rilassarmi dopo il percorso compiuto e penso che continuerò gli studi. Quello che consiglio è... Il lavoro non è che manca, c'è sempre, basta solamente cercarlo e volerlo più che altro. Cosa ti piacerebbe fare? Ma lavorare in qualche istituzione internazionale, tipo diplomatico, comunque sia, diciamo, esplorando il mondo con il lavoro che qualsiasi lavoro che potrei fare. In bocca al lupo. Grazie. Da Pescara con furore, abbiamo una bella... Siamo proprio stanchi. Stanchi ma felici. Sicuramente, molto felici. Beh. Chi si laurea? Lei, chi si laurea? Io. Sono un po' in fuori corso, però. Come si chiama? Danilo Sciovante. Danilo, finalmente per la gioia di mamma e papà. Si laurea in ingegneria elettronica. Siete soddisfatti? Sì, tantissimo, un bravo ragazzo, devo dire che non mi posso lamentare. Ma ha preso più dalla mamma o dal papà? Dalla mamma, assolutamente. Per le stupidaggini dal padre. Questa cosa della cerimonia in piazza vi piace, vi ha colpito? È una novità, una grossa novità e ancora da capire bene, diciamo che per il momento sembra tutto bello. Molto bello. Per Danilo cosa vi augurate per il futuro? Un futuro roseo, che ci abbia un bel lavoro come si deve. Che possa lavorare, sinceramente, perché con i tempi che corrono, insomma, è preoccupante, però siamo fiduciosi, dai. Come ti chiami? Kenji Ballona Lopez. Da dove vieni? Dal Perù. Ti sei laureato in? Ingegneria elettronica. Ingegneria elettronica qua ad Ancona, quanto ci hai messo? Un paio di anni. Un paio di anni, sei un fenomeno. No, cioè io ho fatto un trasferimento più che altro, sì. Come ti sei trovato? Bene, sì, molto bene. Questa cerimonia in piazza, ti piace l'idea? Sì, mi piace tantissimo, sì. Lavorare, ci pensi già? Vorresti restare in Italia? No, faccio altri 2 anni di specialità, sì. Poi ci trovo il lavoro, sì. Cosa ti piacerebbe fare? Più che altro nei sistemi di telecontrollo, sì, nei sistemi di comunicazioni, tutto questo. In bocca al lupo. Grazie, crepi. Nome? Giovanni. Giovanni, che succede oggi? Perché sei in piazza? Niente, per festeggiare le lauree e condividere questo momento con gli altri dottori come me, per fortuna. Una laurea in piazza, com'è questa idea? È un'idea del rettore che è piacevole, veramente bella, innovativa, insomma.
Se dovessi pensare a questi anni di università, una parola? È un'esperienza bellissima, la consiglio a tutti quanti. Adesso per il futuro? Ancona, biologia molecolare, la magistrale. In bocca al lupo. Crepi. Come mai qui? Sono venuto per mia nipote. La sua nipotina, che si chiama? Carotti Lisa. Lisa, che si è laureata. Laureata oggi. Per la gioia di nonno. È chiaro. Domanda difficile, in che materia si è laureata? Scienze biologiche. Scienze biologiche. Adesso cosa le augura, cosa si augura per sua nipote? Futuro lavoro, che è difficile oggi giorno trovare lavoro, speriamo che vada tutto bene. Dica la verità, si commuoverà un pochino? Come no, senz'altro. È la nipote migliore. Complimenti, ci sarà anche un po' di merito anche da parte del nonno, no? Come no? Merito, siamo sempre con loro. Complimenti anche a lei. Grazie, ciao. Nome? Camilla. Camilla, che succede? Che combini qua? È la mia laurea, seconda proclamazione, seconda festa. Seconda festa, sì. Ci hai preso gusto? Sì, sì, sì. In realtà io ho festeggiato la volta scorsa, il 14 luglio, oggi festeggio per una mia collega, quindi andiamo a un'altra festa. Laurea? Ingegneria biomedica. Futuro, come lo vedi? Spero buono, ho preso apposta questa strada. Comunque adesso mi aspetta la specialistica, quindi prima un altro traguardo, si spera, e poi dopo si va avanti. Cosa ti piacerebbe fare? La specialistica che preferisco è quella in organi artificiali, quindi... Cioè, scusa, facci capire come funzionerebbe, organi artificiali. Sì, sarebbe una delle possibili mie specialistiche, nel senso progettazione di organi artificiali nel caso in cui un organo non funziona al meglio per il soggetto. Io sarei responsabile della progettazione dell'organo, comunque di un dispositivo che lo aiuti. Quindi tra qualche anno, se ho bisogno, ti chiamo. Va bene. Soddisfatta, sì, la mamma? Sì, molto molto soddisfatta. È una bella soddisfazione, è una bella cosa. Dopo tanti sacrifici, finalmente si è arrivati al dunque. È contenta di festeggiarla anche qui in piazza, una cosa particolare? Sì, sì, sì. Sì, sì, senza nessun problema. Ma la figlia poi cosa farà? Seguirà le orme del fratello, del bravo fratello studente? No, no. Diciamo forse, su. La mamma ha tempo per convincerla. Sarà una gara dura comunque. Per il futuro cosa si augura per suo figlio, che oggi insomma ha questo momento di grande festa? Spero il meglio, come tutte le madri per i propri figli. Spero che trovi una sistemazione, un lavoro il prima possibile, visto i tempi che corrono, e vediamo. E chissà, un nipotino, no? Aspettiamo. No, no, quando è ora ben venga, per carità, per il momento aspettiamo. In bocca al lupo. Grazie, crepi, crepi.